Buongiorno a tutti, stiamo per cominciare il nostro incontro con Marta Fana, qui a Casa La Terza. Come sapete già, nei giorni scorsi abbiamo avuto una serie di altre persone, il professor Enrico Giovannini e ieri il professor Alessandro Barbero, e quindi oggi ci stiamo collegando. So che te stai, cioè tu stai, ci stai parlando da Siviglia, dalla Spagna. Allora, ci vuoi raccontare com'è la situazione lì? Ma la situazione in strada, allora, io sono a Siviglia, quindi un po' diverso da Madrid, Barcellona, Malaga. E effettivamente il deserto, cioè questa prima settimana la gente pare stia rispettando abbastanza, cioè, il coprifuoco, non si esce con misure abbastanza stringenti, molte multe fatte dalla polizia per chi si trova fuori senza gli scontrini, quindi diciamo la giusta causa per star fuori. Però ecco, dall'altro lato, che so, io sono uscita dopo 8 giorni ieri al supermercato, i lavoratori come in Italia non hanno i dispositivi di sicurezza idonei, cioè hanno le mascherine, quelle standard, e continuano comunque a fare dei turni piuttosto regolari, sebbene anche i servizi di prima necessità hanno ridotto gli orari o per esempio le consegne a domicilio. E te riesci a sopravvivere, diciamo, in questo stato di tensione? Come va con la clausura? Ma io abbastanza bene, nel senso che poi vabbè, sono un po' tra quei privilegiati che in qualche modo sanno lavorare da casa, ne sono stati abituati, che ne so, durante il dottorato e sopravvivo. Ovviamente la cosa che è un po' l'ironia della sorte è che io che sono abituata a studiare le routine del lavoro degli altri mi trovo a seguire una routine io, nel senso che tu quanta ripetitività nella settimana hai a fare determinate cose, quando lavori, quando stacchi, quando cucini, quando ti alleni. E di fatto davvero c'è cioè, un po' ironico. Sì. Mi avevi detto che stavi pensando di comprarti un punch ball per poter scaricare la tensione. Penso che ne avremmo bisogno in tanti, credo, diciamo. Sì, no, in realtà appunto io cioè, responsabilmente non compro nulla a parte le cose della spesa, però sì, cioè, nel senso mi alleno contro il muro, cioè va bene. Senti, ma che ne pensi? Qua è cominciata, come dire, una grande polemica nei confronti delle persone che continuano a uscire di casa e che quindi mettono a rischio ovviamente gli altri, però mi pare che questa situazione riguardi soprattutto e nelle regioni del nord anche molte persone che sono costrette in qualche modo a uscire di casa per lavorare. Sì, ma come sempre si trova un po' il capro espiatorio tra quelli che stanno messi, diciamo, peggio di noi. Cioè, come dire, da un lato si sente quella deriva poliziesca da pseudocontrollo sociale sul vicino di casa, e dall'altro lato, però, secondo me si dice ancora troppo poco tra chi è costretto ad andare comunque a lavorare. Tra l'altro, per produzioni in questo momento sono davvero inutili. Cioè, cosa ce ne facciamo di produrre? Che ne so, la biancheria per le navi da crociera, oggi. Cioè, queste sono produzioni che stanno andando avanti in condizioni appunto di non sicurezza nella maggior parte dei casi e quindi in qualche modo, come sempre, no? La rabbia individuale è un po' indirizzata contro l'avversario, il nemico sbagliato, perché poi un po' di questo dobbiamo parlare. L'altra polemica, secondo me, molto grossa che si sta facendo è appunto sulla richiesta da parte dei lavoratori di ridurre gli orari di apertura, per esempio, dei supermercati, come appunto se dovessimo ogni giorno fare necessariamente la micro spesa, senza considerare che invece sono là comunque a rischiare effettivamente per noi. Esatto, ma soprattutto anche molto in Italia c'è cioè, pesante la pressione sui rider, no? Diciamo, non so se è la stessa cosa anche lì da voi in Spagna. Allora, qua in Spagna, allora, da quello che ho capito, ma anche ho visto effettivamente i rider, quindi cioè i fattorini, sostanzialmente le consegne a domicilio stanno andando avanti. E tra l'altro la cosa, cioè, un po' indegna è che nella cassetta della posta ieri, appunto, che era uscita, c'era il flyer delle consegne a domicilio di non so quale friggitoria. Ora, è vero che i rider noi negli ultimi anni ce li siamo comunque ricordati grazie anche alle loro proteste per le condizioni di lavoro.
La questione è che, come sempre, non dobbiamo neanche rendere il feticismo del rider, cioè categorie di cui non si sta parlando, ma per esempio tutti i manutentori, che ne so, anche del trasporto pubblico, che stanno comunque nei magazzini o nei centri di smistamento, cioè sono lavoratori che già di base lavorano fuori dalla sicurezza, non so come dire, anche in condizioni ambientali e di salubrità, insomma, non troppo. Buone, e comunque ci sono appunto una serie di lavori e di condizioni che in questa fase sono messe a rischio. L'altra cosa, ovviamente, è tutto il tema legato ai servizi di cura, no? Cioè le badanti, le colf, e tutti quei servizi, appunto, come diciamo, che sembrano accessori, negli ospedali. Ora, il problema fondamentale è che, da un lato, cioè, secondo me va ribadito tutti i giorni incessantemente che bisogna bloccare le produzioni non necessarie delle filiere che in questo momento non sono necessarie, e dall'altro renderci conto che appunto queste misure di sicurezza che oggi pretendiamo perché c'è il coronavirus, cioè non esistevano ieri e non possono essere create in 24 ore da aziende che non hanno mai, cioè, investito nella sicurezza dei lavoratori. Cioè, non ci scordiamo che siamo il paese dove muoiono 3 persone al giorno sul posto di lavoro, perché se no non riusciamo a capire neanche l'avidità di questa fase. Sì, esatto. Io vedo, mi ha molto colpito vedere dalla mia clausura l'altro giorno, come dalla finestra di fronte a me, i lavoratori che stavano appunto ristrutturando un appartamento, e dentro c'erano appunto idraulici, elettricisti, tutti insieme a distanza non di sicurezza e senza nessun tipo di controllo, ovviamente. Questo, diciamo, mi sembra che metta in luce come ci siano delle contraddizioni fortissime. No? Cioè, è come se le persone siano costrette a scegliere tra il mettere a rischio la propria vita uscendo di casa per prendere, e magari rimanere, come dire, colpiti dal virus, o al tempo stesso scegliere se rimanere senza una lira o addirittura il lavoro più in generale. Questo mi sembra insomma, un grosso problema su cui non mi pare che sia stato ancora adesso data una risposta politica, insomma. Allora, cioè, ci sono diversi piani del discorso qui. Da un lato, allora, la risposta politica c'è stata, perché quando si dice che le costruzioni sia in Italia che in Spagna possono andare avanti, cioè ci possiamo rifare la facciata adesso, significa scegliere che quei lavoratori possono lavorare, e di conseguenza, col rischio di rimanere disoccupati e senza sostegno al reddito e dovendo pagare, diciamo, l'affitto e tutto il resto, questi sotto ricatto, essendo, diciamo, un pezzo di società molto vulnerabile, a lavorare andranno. Dall'altro, c'è anche, cioè, la questione proprio che non si è capito neanche in questa fase drammatica, che la responsabilità individuale rimane una responsabilità collettiva. Io non ho bisogno di rifarmi oggi la facciata, non posso pretendere di scaricare il rischio su altra gente perché così mi annoio di meno se mi rivedo la facciata rifatta. Ci sarà tempo per farlo, lo faremo meglio, cioè, lo apprezzeremo anche di più quando ci passeremo davanti. Sì, lo faremo con maggior sicurezza per tutti, insomma, questo è il punto. Senza dubbio. Poi sulla questione, appunto, secondo me molto grave, cioè come si governa una contingenza di crisi sociale, che poi appunto è quella sanitaria, ma è anche evidentemente quella economica. Come dicevo prima, la scelta c'è stata, e finché questi tipi di attività non vengono fermati, cioè il problema è appunto che c'è gente che può non accettare di non lavorare, e gente che non può. Anche perché, appunto, se io sono una piccola partita IVA, cioè l'elettricista a partita IVA o imprenditore, diciamo, individuale, 600 euro al mese non basteranno mai, perché se sono, diciamo, l'unico percettore di reddito della famiglia, quindi rischierò. Cioè, però è un circolo vizioso. E su questo, secondo me, cioè, come dire, va gestita con uno sforzo e un coraggio molto, molto più forte, molto, molto più, cioè, a sostegno, perché comunque, come dire, c'è, cioè, la valanga della crisi economica che è davanti, cioè non nascondiamocelo. Cioè, inutile dire, noi abbiamo fatto il sondaggio, no? Prima la crescita o prima la redistribuzione? Il problema è che non si può dire o la crescita o la redistribuzione, perché la redistribuzione che significa più crescita? Significa più crescita, diciamo, sostenibile nel medio-lungo periodo. Sì, Marta, senti, ci deve essere un rimbalzo nel tuo audio. Non lo so. Io sono ferma e immobile come ero fin dall'inizio. Sì, quando parli si sente la mia voce. Non so se te come funziona. Sento perfettamente. Prova a togliermi le cuffie, vediamo, aspetta. Prova. Mi senti? Io ti sento bene. Forse.
Boh, non lo so, speriamo che sparisca, insomma, speriamo che sparisca. Metto anche l'iPad appoggio, così speriamo che non sia più questo tipo di suono strano. Va bene, sì, forse è meglio. E, okay. No, io sono rimasto molto impressionato andando a vedere il New York Times ieri, che davano dei dati abbastanza impressionanti sul numero di occupati che prevedono nei prossimi degli Stati Uniti. E te che ne pensi? Hai avuto modo di vederli dal tuo osservatorio? Allora, in realtà fare delle stime oggi è abbastanza... Boh, secondo me da un lato prematuro, e tutto davvero molto dipende da quali saranno gli sforzi politici, sia a livello nazionale sicuramente, ma anche per quanto ci riguarda a livello europeo, e di conseguenza come questo si in qualche modo riconnette alla politica internazionale tra Stati Uniti e Cina. Cioè, questa è una crisi globale come è stata quella del 2008. Uno, secondo me, degli articoli più interessanti degli ultimi giorni è quello, come sempre, di Adam Tooze. Quello che sembra oggi è che in realtà rispetto al 2008 la crisi occupazionale può essere più forte. Lui stimava più o meno che potrebbero, diciamo, da qui a giugno perdere il lavoro circa 1 milione di lavoratori statunitensi al mese. Ovviamente... Marta, scusa, ci dicono che è meglio usare le cuffie, se si può provare, prova a metterti le cuffie anche te. Io però non posso mettere le cuffie perché ho il cellulare in verticale e non lo riesco a tenere. Se lo giri? Se lo giro non mi vede dal contrario. Aspetta. No, ti si... Perfetto. No. Sì, ti si vede, eh? La devo far così, mi dispiace. Vabbè, però adesso là non c'è questo ritorno. Eh? Ah, boh, ok. Va bene così, ok. Ottimo. No, dicevo, quindi il problema, in qualche modo, del contagio della crisi dipenderà davvero da quanto le varie crisi monetarie e reali, se vogliamo, si andranno a, diciamo, a sovrapporre, a intensificare. Però, come dire... Anche qui, cioè, no, io non voglio essere disfattista, la crisi del 2008 c'è stata, abbiamo capito quali sono stati gli errori della politica e davvero, cioè, whatever it takes now, cioè, non c'è scampo a questa cosa, perché ricostruire sarà molto più difficile, perché cioè, un conto è ricostruire su una crisi che arriva, come dire, quando ancora i tassi di risparmio sono decenti, ma a 12 anni alla crisi del 2008 il paese in Italia, la società è molto più fragile, molto più vulnerabile. E soprattutto 2 mesi di clausura, cioè psicologicamente sono estenuanti. Quindi, cioè, come dire, poi potremmo ricominciare a parlare, non so, tireremo fuori qualche altra cosa, stile, ah, c'è il populismo dappertutto. No, c'è una crisi sociale, c'è una vulnerabilità delle famiglie che sono nella, diciamo, in balia di un'insicurezza sociale spaventosa, cioè, che è un po' più grave di prima, ecco. Ma secondo te questo, cioè, produrrà un cambiamento? Cioè, sarà anche, oppure si ripenserà di poter, finito il virus, di riprendere da dove si era lasciato, insomma, con la solita frase del ieri dicebamus, no? Come si usava a dire dopo la prima guerra mondiale, insomma. Ma allora, io da questo punto di vista sono un po' più disillusa, cioè, come dire, i rappresentanti nelle istituzioni continuano a essere rappresentanti comunque di un pezzo della società, fautori e sostenitori del neoliberismo. Sì, oggi tutti chiedono lo shock keynesiano, ma solo per oggi, cioè per ricordare il capitalismo sulla sua via, che è stata quella, diciamo, fino al 3 marzo. Quindi da questo punto di vista non credo, come non ho mai creduto, che la politica da sola... possa in qualche modo cambiare idea. L'idea cambieranno se ci sarà, come dire, una rivendicazione forte su che altro tipo di modello di sviluppo vogliamo, che tipo di società vogliamo, perché per esempio una cosa molto banale sull'Italia, che secondo me se ne è discussa poco, perché poi in questi giorni siamo pieni di, diciamo, un'inflazione di informazioni sui contagiati, sui morti, diciamo sull'allarme. Noi abbiamo dirottato l'economia verso, come diciamo sempre, una struttura che è molto povera, basata sul turismo, sulla ristorazione, su servizi scarsi. La prima cosa che è crollata in Italia, che cos'è stato? Quel tipo di settore produttivo. Quindi, cioè, come dire, domani mattina a tutti dovrebbe essere vietato di dire che il Sud si riprende, la questione meridionale si prende se ne facciamo una grande oasi turistica.
eccetera, eccetera. Cioè, queste sono delle cose che vanno oggi messe in discussione e non possono essere messe in discussione dall'alto perché ci sarà qualcuno che si illumina. Cioè, o ne siamo consapevoli e lo vogliamo, se no non ci sarà mai, come dire, quella pretesa di cambio politico. Politico intendo di governo, nel senso di fare le cose, no? Politica, realpolitik, Sì, gossip. eppure a me pare che questa crisi abbia messo sotto gli occhi di tutti delle cose che, su cui noi abbiamo spesso parlato, no? In maniera anche così astratta e senza neanche aver capacità poi diciamo, di cambiare veramente qualcosa. Cioè, per esempio, considera la questione della delocalizzazione, no? Negli ultimi 20-30 anni sono stati spostati fuori dall'Europa una enorme quantità, diciamo, di processi produttivi. Oggi ci troviamo nella condizione che se dobbiamo produrre mascherine perché non si trovano da nessuna parte, non si riesce a fare in modo di averle. Ogni paese, la Romania le produce per sé, la Cina le produce per sé, l'Italia non sa come mettere in piedi una produzione diciamo, di mascherine, ad esempio. E questo mi sembra una cosa molto preoccupante, no? Cioè, ci dice molto di che cosa siamo diventati anche questa crisi. Sì, però c'è anche un'altra cosa. Le scelte politiche contano. In Francia la prima cosa che hanno fatto, ben prima di cominciare a dire che il virus fosse qualcosa di grave, cioè quando non c'era ancora nessuna restrizione, eccetera, si è bloccato sostanzialmente la vendita, cioè sono bloccati i prezzi della mucchina e di tutti i disinfettanti, cioè lo Stato riprende controllo dei prezzi e lo può fare, cioè non c'è nessun fattore esterno e vincolo esterno che lo vieta. Dall'altro lato hanno detto che tutte le produzioni di mascherine e disinfettanti vengono da oggi riprogrammate dallo Stato. Sì, In Italia questo è su stato fatto. questo. Ieri la notizia che 500.000 mascherine sono volate da un'azienda italiana verso gli Stati Uniti. No, cioè, questo significa Test che. diagnostici. Sì, dei test, no, giusti test, scusate. Quindi questa cosa è come dire, di nuovo, sono scelte politiche, ok le delocalizzazioni, ma noi abbiamo ancora dei pezzi di produzione che possiamo riprogrammare per il benessere generale. E questo non c'entra niente l'Europa, basta la Costituzione. La Costituzione dice che cioè, l'impresa privata è libera fin tanto che l'interesse generale superiore non viene intaccato. In questa fase, come in tante altre, invece se ne vede proprio l'urgenza, la necessità, ma allo stesso modo, se vogliamo, rispetto al grande tema di che cos'è il Servizio Sanitario Nazionale, cioè oggi ci dobbiamo fare la domanda e la dobbiamo riproporre domani mattina, è possibile avere un Servizio Sanitario Nazionale che sia delegato all'arbitrio del privato? Sì o no? Cioè, perché non è come contrattiamo con la sanità privata? Deve esistere sì o no? Che è una scelta di campo, è rigida, sarà radicale. Abbiamo bisogno di misure radicali, cioè ce lo impone proprio la realtà. E effettivamente, cioè, anche lì significa produzione, perché noi oggi abbiamo il decreto Cura Italia che prova in qualche modo a garantire, in fase d'emergenza, assumere 20.000 nuovi medici, a dare l'abilitazione, tra l'altro a quei pochi medici che sono rimasti, perché il numero chiuso li ha fatti crollare, e nessuno che parla di tutti gli appalti che oggi stanno vivendo e continuano a fornire i servizi dentro gli ospedali. Cioè, è mai possibile che tutte le donne delle pulizie stiano ancora sotto un contratto d'appalto, magari a 900 euro al mese, a rischiare? Cioè, è tutto un sistema che va ripensato. Secondo me, appunto, le crisi servono anche a questi, cioè a far emergere, no? Quello che dire, il senso politico delle cose, la necessità. È vero però che sono discorsi che, cioè, secondo me non dobbiamo fermarci di porre come questioni, come temi, come domande oggi, ma dovremmo riproporle, anche perché davvero, cioè, la fase è abbastanza, cioè, drammatica, no? Cioè, la gente oggi, secondo me, non si vuole neanche sentire dire, ah, sì, vabbè, pensiamo a cosa faremo tra 3 mesi, vuole un po' capire cosa facciamo domani mattina. Però la politica dei due tempi va riflettuta oggi, perché domani mattina dovremmo ricostruire davvero senza mance, senza, cioè, con un sistema che sia sostenibile sempre. Certo, ieri c'è stato un articolo di Marianna Mazzuccato sul Guardian, non so se hai avuto modo di vederlo, dove lei sostiene che appunto questa crisi ridà allo Stato di upper hand, cioè le carte in mano per poter decidere il gioco, diciamo, nel futuro, no? E diceva, ad esempio, è assurdo che noi pensiamo di poter come dire, dare credito gratuito da parte dello Stato alle aziende che si occupano di croceristica senza chiedere in cambio, come dire, una riconversione, per esempio, anche ecologica.
di tutto questo tipo di processi produttivi? Allora, senza dubbio, però appunto, cioè, il tema oggi non è cosa chiediamo in cambio alle imprese private, il tema oggi è quanto noi ci riappropriamo della sovranità produttiva, cioè di cosa noi decidiamo che vada prodotto. Poi domani ci occuperemo di dire, vabbè, tutta l'iniziativa privata che vogliamo lasciare, perché il capitalismo non si può abbattere, perché per carità non ci saranno neanche i soviet, ma questo dico, siamo tutti realisti, capiremo come e su cosa negoziare. Però mi sembra anche utile cominciare a dire che vanno escluse, cioè, come dire, il proprio l'interesse privato in termini di accumulazioni da una miriade di attività. Cioè, questo si deve cominciare a dire oggi. Perché se non ripartiamo da questo, ripartiamo soltanto a pensare che facciamo qualcosa per salvare il capitalismo. Però sappiamo che cos'è il capitalismo. Cioè, questa cosa qua pure non va mediata e non è essere estremisti, è essere molto realisti. Cioè, quando noi diciamo abbiamo mercificato tanti pezzi della nostra società. Ora, cominciamo a capire come si demercificano quei pezzi e quindi come allo stesso tempo, perché inevitabilmente, si pongono i vincoli a quella che può essere un'attività privata su cui noi diamo fiducia, a cui diamo incentivi, perché magari è giusto, perché è giusto così, nel senso nessuno lo vieta in questo momento, in questa fase storica, però non a tutto, perché lo scambio non può essere voi fate un po' quello che vi diciamo noi, e vi continuiamo a dare incentivi. Io vorrei capire che cosa facciamo noi, cioè cosa fanno loro a prescindere dagli incentivi, perché il tema è cosa fa uno Stato per garantire benessere sociale e poi come media con gli altri attori sociali, politici. E come, cosa ti sembra che adesso, cosa stia avvenendo adesso? Cioè, c'è qualche paese che si sta muovendo in questa direzione, secondo te, che ha saputo utilizzare questo spazio, diciamo, di eccezione determinato dalla crisi per produrre un tentativo di cambiamento? Ma come governo dell'emergenza, cioè per esempio quello che ha fatto la Spagna di obbligare tutto il pezzo di sanità privata a stare sotto, diciamo, il controllo e il comando del governo è una misura. La questione è capire se queste misure saranno, come dire, sono adottate soltanto per la fase d'emergenza o se sono, come dire, poste a tema del governo, diciamo, post-emergenza. E quindi, diciamo, del governo della crisi al di là del momento dell'urgenza in cui effettivamente ce n'è bisogno. No, anche perché appunto, dico, oggi ci credo che tutti i governi stanno comunque occupandosi appunto del contingente ed è giusto così, eh? Il problema è noi quanto siamo in grado di ripensare a cosa dovrà fare la politica domani mattina. E quindi, cioè, per me una delle rivendicazioni di base, appunto, ce lo diceva qualcuno nei commenti, è basta esternalizzazioni nella PA, cioè la rivendicazione della di pubblica amministrazione. Quella va fatta, ma dico, ma la facevamo pure ieri, no? Noi nel libro ne abbiamo sempre parlato, perché il primo modo di dire i lavoratori del pubblico innanzitutto sono tutti uguali, non c'è, cioè le pulizie non sono inferiori in termini di produttività, necessità e tutto quello che vogliamo rispetto a me che sono un impiegato, perché io senza uno spazio agibile pulito avrei molto più coronavirus contagiato che senza. Questo ce lo dobbiamo ricominciare a dire, cioè nel senso sono condizioni che dobbiamo discutere, non possiamo pretendere che oggi il governo italiano, ma anche quello francese, lo faccia in modo estensivo perché deve gestire la crisi, però possiamo cominciarlo a pretendere. Io continuo a dirlo, scusate se lo ripeto, che la prima cosa che devono fare è chiudere tutte le produzioni non necessarie, stiamo mettendo a rischio troppe famiglie, troppo. Non ce lo possiamo permettere, cioè la società non se lo può permettere, qualsiasi siano gli interessi, tipo quelli di Confindustria, che continuano a chiederlo e a rivendicarlo, mi dispiace. Cioè, è una cosa necessaria dal punto di vista civile, democratico. Sì, penso che questo sia un problema che sta emergendo in maniera incredibile, soprattutto nella zona della Bergamasca e del Bresciano, cioè non è un caso che lì, come dire, abbia preso con forza particolare. Anche poi l'altro tema è anche quello della, diciamo, perché cioè, il virus ha colpito così fortemente in quelle zone, no? Che sappiamo benissimo essere tra quelle, diciamo, più inquinate, dove i processi produttivi, come dire, sono ancora oggi meno puliti da un punto di vista ambientale, no? Cioè,
Sì, poi appunto cioè il perché si sia sviluppato lì, ma come negli altri stati, cioè negli altri paesi, come stiamo vedendo, è perché appunto lì ci sono più interazioni interpersonali, cioè, voglio dire, nelle campagne disperse con scarsa densità di attività e popolazione, cioè il contagio è meno frequente, meno, no? Meno probabile. Dall'altro lato, però, quello che si diceva, cioè qui adesso il problema è proprio gestire il contagio, cioè noi abbiamo bisogno che i contagi in qualche modo decrescano, crescano meno velocemente, no? Quella, la direzione, l'andamento di quella curva. Come lo facciamo? Riducendo quel tipo di attività, che sono proprio quelle che ti portano al contagio, perché davvero non c'è sicurezza, ma davvero pensiamo che i mezzi pubblici che tutti i pendolari devono prendere sono stati resi protetti e immuni dal virus, ma non esiste. Cioè, noi come Basta Salari da Fame l'abbiamo fatto sulla pagina, cioè, ci sono, cioè tutti continuano a ripeterci, andrà bene forse, cioè, andrà bene se faremo determinate cose nell'urgenza e post, perché altrimenti, cioè, appunto, continuare, cioè, altre cose che stanno arrivando, tantissime testimonianze, denunce di lavoratori, da un lato che stanno cominciando a organizzarsi, cioè, si fermino le produzioni lì dove non ci sono le misure di sicurezza. Dall'altro anche che dicono, ma noi ci hanno tenuti a non lavorare in cassa integrazione fino adesso, perché non ci fanno andare a casa? Cioè, produciamo sostanzialmente nell'indotto di un settore che è fermo. Cioè, davvero. Cioè, anche soltanto dal punto di vista dell'esercizio logico, perché questo non può essere fatto? Sì. Una delle ragioni per cui in Cina sono riusciti abbastanza facilmente a bloccare tutto è anche perché è stato garantito a tutti, come dire, un reddito di quarantena, no? Cioè anche questo, diciamo, che ne pensi te di questo reddito di quarantena? Allora, il reddito di quarantena, sì, cioè per tutti, ovviamente, soprattutto, cioè non bastano 100 euro in più perché sei andato a lavorare, perché magari, e non basta neanche dire ti do 600 euro per la babysitter. No, il reddito di quarantena serve, però è utile, se poi decidiamo che facciamo il blocco degli affitti e delle bollette elettriche, perché non è vero che se blocchiamo gli affitti danneggiamo il piccolo proprietario di casa. La concentrazione della rendita e dei redditi da immobili in questo paese è più del 30%, anzi molto di più in realtà, concentrato nel 5% più ricco della popolazione. Agiamo in modo di redistribuire, esattamente come ci siamo chiesti attraverso, diciamo, il sondaggio. Redistribuiamo per darci una garanzia di una maggiore crescita, o quindi di una minore crisi, sì o no. La stessa cosa con le utenze, stando tutti a casa spenderemo molto di più. 600 euro per pagare l'affitto, le bollette che saranno aumentate e, diciamo, il sostentamento, no, dell'alimentazione non basteranno mai. Che cosa significa? Significa prendere le aziende che abbiamo in parte liberalizzato, in parte privatizzate, e dire ci darete un pezzo dei vostri ricavi, no, attraverso l'abbattimento delle utenze per le famiglie. Cioè, questo significa agire in modo sostenibile, no? Perché reddito di quarantena sì, tra l'altro che andrebbe esteso, cosa che non è stata fatta, alle colf, i lavoratori in nero, i disoccupati, ma anche, diciamo, a tante altre categorie. Io continuo a dire, per esempio, 400.000 tirocinanti negli ultimi 3 anni non sono neanche considerati lavoratori, non possono accedere al reddito di cittadinanza, alla Discol, a niente. Che facciamo? Li facciamo morire di fame oggi perché li abbiamo resi più vulnerabili ieri? Quindi c'è il da fare, è possibile in questa fase. Bisogna averne il coraggio, cioè è una spinta che se dobbiamo andare a fare una battaglia anche europea per questa cosa, la si faccia oggi. Sì, e come secondo me anche bisognerà pensare a una ristrutturazione, diciamo, del nostro sistema di tassazione, no? Perché diventa sempre più, cioè dopo una crisi di questo tipo, come dire, pensare che tutto rimanga immutato sotto questo punto di vista è veramente stravagante, no? Cioè molto molto difficile, credo. Cioè anche perché ci sarà un debito enorme di cui dovremo pagare in qualche modo, insomma, dovremo restituire. No, senza dubbio, poi sulla questione del debito e quanto dovremmo restituire, anche là, cioè, si apre una partita di battaglia politica non indifferente, che non abbiamo saputo fare, diciamo, durante la crisi del 2008, ed è bene comunque metterci su un po' di coraggio, ma anche di riverenza. Dal punto di vista della revisione della fiscalità, sì, ma guardate, cioè, la crisi ci rende più evidente cose di cui abbiamo discusso anche nei mesi, negli anni precedenti. Cioè, la tassazione deve essere molto più progressiva. Molto più progressiva, soprattutto lì dove è stata ampiamente abbattuta, profitti, rendite finanziarie e quant'altro. Anche perché tutta la teoria che dice che se aumentiamo le tasse i più ricchi smettono di lavorare è smentita. Quindi questo è un dato di fatto, ben,
diciamo, appurato dall'evidenza empirica, dall'evidenza storica e quant'altra si può fare. Ora, ovviamente non bisogna essere ingenui, cioè quanta gente sta spostando all'estero i soldi? Cioè, o decidiamo che sono misure che le facciamo bloccando i movimenti di capitale, o se no non li riusciamo a recuperare, no? Soprattutto se è liquidità che può essere spostata a livello finanziario. Però sicuramente può essere fatto, ma può essere fatto anche sui beni materiali. Appunto, il diritto alla casa, cioè con tutta la speculazione di Airbnb che abbiamo avuto, può essere rimessa in discussione. Beh, perfino Trump ha bloccato nelle misure prese ieri gli sfratti negli Stati Uniti, no? in questa fase. Quindi, diciamo, se c'è arrivato Trump, penso che forse qualcosa si potrebbe anche pensare in Europa e in Italia in particolare, no? Ma sì, il blocco degli sfratti in Italia è stato comunque garantito fino al 30 giugno dal decreto Cura Italia. In Spagna lo stanno comunque approvando, cioè la Colau lo chiede da settimane. Il problema non è soltanto gli sfratti, il problema è che c'è la gente che ha, come dire, una spesa mensile elevatissima che continua a aumentare soprattutto nelle città. Abbiamo persone, appunto, perché abbiamo così tanti più pendolari di prima? Perché ci sono le città che non sono più, come dire, agibili per le persone che ci lavorano, sono solo per i turisti. Questa è una dinamica dell'interazione, diciamo, sociale che dobbiamo rimettere in discussione. Cioè, pensate, oggi dobbiamo assumere gli infermieri e i medici, e uno degli articoli, secondo me, più interessanti di questi giorni come inchiesta è: non abbiamo dove farli stare. Le strutture private non mettono a disposizione le proprie case e così via. Dobbiamo preoccuparci di tutto, diciamo, no, tutta la socialità, perché ti do il lavoro da precario come infermiere, però poi spendi 800 euro in affitto comunque, sì, a Milano. Sì. No. Cioè, è un po' complicato. Senti, va bene, diciamo, comunque questa, io penso che per tutti questa crisi stia lasciando, come dire, una serie di domande e dovremo cominciare, come dire, a pensare alle risposte, no? Cioè risposte sia da un punto di vista proprio anche culturale, ma anche e soprattutto politico, perché questo piano mi sembra ancora molto, come dire, è stato un fatto nuovo, un elemento sorprendente che è arrivato addosso a tutti e che nessuno aveva previsto con questa forza e con questo impatto, e quindi ci sarà molto su cui riflettere. Però sicuramente colpisce il fatto che questa crisi, che è sicuramente importante, rilevante, cioè rispetto ad altre epidemie del passato, in realtà non sia stata così forte, no? Se ci pensi, diciamo, non è la peste bubonica dove il 30-35% della popolazione moriva, no? Eppure questa cosa in 15 giorni, un mese, è riuscita a creare un totale blocco del nostro sistema produttivo, economico e produttivo, e a richiedere un intervento statale di tipo quasi da nazionalizzazione dei mezzi di produzione. Allora, questo dice anche qualcosa su quanto questo nostro sistema sia di una fragilità, secondo me, impressionante, non credi? Sì, sicuramente, nel senso che appunto l'interconnessione, gli scambi, la vicina, cioè, come dire, sono tutti fenomeni, no, che ti rendono da un lato più esposta al contagio a livello internazionale, e appunto la velocità di circolazione, se vogliamo, di persone e di mezzi e di prodotti, esatto, accelera quel fenomeno, sebbene, come dire, no, come hai detto tu, cioè, come dire, non hai ad oggi, fortunatamente, ma dico progresso significa anche questo, il tasso di mortalità di una peste, di un'epidemia magari del Medioevo. Dall'altro lato, per quanto riguarda la fragilità degli stati, secondo me, come dire, io non la vedo così nera, nel senso che appunto gli stati hanno sì dei vincoli su cui possono rinegoziare e di cui si possono, come dire, cioè, possono agire per cambiare un po' qual è l'assetto, diciamo, di governance istituzionale, dovrebbero farlo. Dall'altro, come dire, tutti spesso parlano, no, non lo Stato in sé, no, come livello istituzionale non serve, in realtà ci stiamo rendendo conto che serve. Come? Cioè, nazionalizzare oggi una produzione è semplice, e soprattutto nazionalizzare le produzioni che sono monopolistiche è ancora più semplice che monopolizzare, cioè nazionalizzare tutte le microimprese di idraulici.
Cioè, guarda, in realtà, cioè, penso, domani mattina Amazon, come dire, non dico che sarebbe nazionalizzabile, però sappiamo, cioè, ci sono 4 stabilimenti Amazon in Italia, sappiamo dove sono, sappiamo come operano e quant'altro. Ovviamente ci vuole uno sforzo, anche se vogliamo, no, di pianificazione forte, ma non è così difficile. No. Cioè, quindi io, comunque lascia... Va bene, senti, noi stiamo chiedendo a tutti un consiglio di lettura, diciamo, per questo tempo della quarantena. Non so se tu ci hai pensato, se hai qualche idea o se stai leggendo qualcosa che ti senti di consigliare. Allora, quello che sto leggendo adesso io non lo consiglierei a molta altra gente. Insomma, la situazione non è facile. Boh, consigli di lettura. Io sto leggendo in realtà, però questo faccio come autopromozione Casa La Terza, per dire che ha delle belle pubblicazioni, questo libro di Giorgio Israel e Bruno Engrau, La mano invisibile, che appunto sulle teorie economiche è un bellissimo libro, non ho ancora finito. Se no, leggete romanzi, tantissimi romanzi. Io, uno degli ultimi che ho letto, bellissimo a proposito, no, di questa costrizione al coinquilinaggio, è Gli inquilini di Malamud. Che è molto bello, e poi boh, non so, cioè quello che stavo leggendo adesso in realtà è questo e poco altro. Io vi faccio vedere, aspetta, sposto un attimo la telecamera e faccio vedere il libro che sto seguendo. Ecco, questo qua, che non è di La Terza, ma è di Iperborea, si chiama Gli ingegneri di anime, di Frank Westerman. È un libro bellissimo sugli scrittori, diciamo, apologeti dello stalinismo in Russia, che consiglio veramente perché è un libro interessantissimo, insomma, molto bello, scritto un po' alla Chatwin, insomma, è una bella, cioè, un libro molto interessante. E, va bene, allora io saluto tutti, ringrazio prima di tutto ovviamente Marta per essere stata qui con noi e per tutto quello che ha avuto da dirci e per il suo libro che ha scritto assieme al fratello Simone Fana, Basta salari da fame, che abbiamo pubblicato l'anno scorso, e vi do appuntamento sempre a mezzogiorno nei prossimi giorni qui a Casa La Terza, dove continueremo a fare le nostre, insomma, queste nostre dirette Instagram. A presto, grazie. A Ciao. presto, grazie a voi. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao.